Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è un video che faccio in collaborazione con la dispensa. Quindi la dispensa mi ha inviato alcuni prodotti, non è una sponsorizzazione, quindi io non vengo pagata. Ho dato semplicemente dei prodotti da provare e in questo video vorrei presentarveli prima di iniziare a testarli per bene. Nell'info box trovate il link dei loro, i loro contatti e trovate anche i video review oppure i post che ho fatto sui loro prodotti, perché di questo brand ho provato varie cose della linea Elidermina, della linea Amidina, eccetera, quindi trovate tutto giù nell'info box. La dispensa mi ha mandato queste due bellissime scatole. Allora, intanto io mi soffermerei sulla bellezza dei disegni, che hanno tutte le loro linee, quindi sono veramente molto graziose. Mi hanno mandato delle referenze per quanto riguarda la linea al fico d'India e la linea delicato d'asina. Allora, la linea al fico d'India è una linea rigenerante e anti-age, ricca di vitamine E, di vitamina F, omega 6, omega 9, ed è una linea composta da un'acqua di profumo, una crema viso, un siero viso, un doccia shampoo, una crema corpo. Olivia sta facendo casino come al suo solito, il sapone solido e lo scrub solido vegetale. Allora, mi è stato inviato il siero viso, questo qua, che è con olio di semi di fico d'India, testato al nickel e sono 30 ml di prodotto. Sì, comunque i prodotti di questo marchio hanno dei buonissimi inci, sono italiani e tra l'altro sono anche, almeno questi qua che vi faccio vedere, sono certificati IAB. Comunque il pack è questo, molto grazioso, e vorrei provare per sentire il profumo. È un siero veramente molto molto leggero, fresco, così a primo impatto, non ha una profumazione particolare, molto carino. Questi qua sono prodotti che metterò in uso da subito, in modo da parlarvene il prima possibile. Poi, sempre di questa linea, mi è stata inviata la crema corpo, restitutiva e elasticizzante, anche questa testata al nickel e certificata IAB. La confezione è bellissima, veramente molto molto bella, eccola qua, sentiamo la profumazione. È una cremina molto leggera, la profumazione è delicatissima ma molto gradevole, buona. Ora ne ho messa anche parecchia di crema, una buona profumazione, e c'è da dire che non è una crema pesante, almeno così come prima impressione, e si è già asciutta, carina. La proveremo. Tra l'altro la mia crema corpo sta finendo, quindi capita a pennello. E l'ultima referenza che ho di questa linea è la crema viso rigenerante e anti-age, che vi faccio vedere, molto carina. Io l'avevo già aperta per sbirciare al tappino così il legno, e magari se tolgo, sembra corposetta, però poi anche questa si assorbe in fretta, in realtà sembrerebbe molto leggera, quindi sono molto molto curiosa di provarla, anche perché non ho, per quanto riguarda il viso, ho provato solamente prodotti della linea Elidermina, quindi sono molto molto curiosa di queste referenze. Poi mi sono state inviate tre cose della linea Delicato d'Asina. È una linea appunto con il latte d'asina, anche questa certificata IAB, credo anche questa nickel tested, comunque ora dopo controlliamo, ricca di vitamine, acidi grassi essenziali, minerali, aminoacidi e proteine, con proprietà idratanti, nutrienti e rivitalizzanti, senza SLES, SLS, parabeni, oli minerali, paraffini, siliconi, coloranti, PEG e profumo privo di allergeni. Anche qua è una linea molto molto ampia per quanto riguarda sia la cura del viso sia la cura del corpo. Mi è stato inviato il sapone viso e corpo, un sapone liquido, ed è fatto così, molto molto carino.
Tra l'altro, così posso fare anche una skincare completa per quanto riguarda il viso, abbinando appunto i vari prodotti. Così lo proverò sia per il viso che per le mani. Poi mi è stato inviato lo stick idratante ed emolliente, eccolo qua, certificato IAB anche qua. E lo stick è bellissimo, veramente bellissimo. Non ha una profumazione particolare, molto molto carino. E poi questo qua che è il doccia shampoo idratante e nutriente, eccolo qua. Però voglio aprire per sentire la profumazione. La profumazione è veramente buonissima, molto molto delicata ma buonissima. Eccolo qua, lo mettiamo qua. E questo in realtà ve l'avevo fatto già vedere perché mi era stato omaggiato, non mi ricordo se al Cosmoprof o al Sana, ed è il siero contorno occhi alla bava di lumaca della linea Lidermina, Nickel Tested e certificato IAB. Ve lo mostro perché, visto che questi prodotti inizierò a utilizzarli da stasera, e visto che manca un contorno occhi, e visto che questo contorno occhi dovevo sempre utilizzarlo, ho intenzione di utilizzarlo adesso in modo tale da farvi poi una review su questi prodotti di questo marchio, magari farvela tutta insieme. E quindi niente, proverò anche questo contorno occhi proprio in questo periodo. Quindi io ringrazio tantissimo la dispensa perché sono sempre molto gentili e molto disponibili, e tra l'altro i loro prodotti, almeno quelli che ho provato, mi sono piaciuti molto. Sono dei prodotti che consiglio, sono buonissime anche le saponette Florinda, sono veramente buonissime, sono profumatissime e hanno dei pack molto graziosi. E proverò questi prodotti al più presto e vi farò sapere. Io intanto vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!